Ciao e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Oggi apriamo con Nintendo perché qualche giorno fa si è tenuto un Nintendo Direct, uno streaming dedicato ai titoli più importanti in arrivo sulle console della casa di Kyoto nei prossimi mesi, e da questo Nintendo Direct sono emerse alcune notizie interessanti, in particolare la notizia della data ufficiale di Mario Kart 8. Mario Kart 8 arriverà in esclusiva su Nintendo Wii U in tutto il mondo a partire dal prossimo 30 maggio. Ma non è finita, perché sono stati annunciati anche due giochi molto importanti che arriveranno entro la fine dell'anno. Il primo è Bayonetta 2, titolo dei Platinum Games, attesissimo, esclusivona per Nintendo Wii U, mentre l'altro è Super Smash Bros. E a proposito di Super Smash Bros., ieri è stato confermato l'arrivo di un nuovo personaggio nel roster, si tratta di Little Mac, tratto dalla serie Punch-Out. La maggior parte dei giocatori hardcore è però interessata ad altri due annunci emersi nel live di qualche sera fa, e parliamo in particolare di Monster Hunter 4 Ultimate, che arriverà in esclusiva su Nintendo 3DS all'inizio del 2015. Purtroppo non abbiamo una data precisa, mentre non si sa nemmeno l'anno di uscita del prossimo titolo dei Monolith Software, di cui peraltro non si sa neanche quale sarà il titolo ufficiale, perché al momento è conosciuto come X. In ogni caso, Nintendo ha mostrato alcune immagini, il gioco sembra davvero molto promettente, quindi attendiamo ulteriori notizie. Questa settimana è stata inoltre segnata dal caso Flappy Bird. Flappy Bird è, o forse dovremmo dire era, un gioco apparso sull'Apple Store e anche sul Google Store, quindi per i cellulari, i dispositivi iOS e anche per i dispositivi Android. Si trattava di un gioco in cui bisognava controllare un uccellino svolazzante all'interno di asset recuperati da altri titoli, in particolare la grafica ricordava tantissimo quella dei classici Super Mario. Ovviamente si era generata una polemica gigantesca, perché il titolo stava iniziando a fare tanti bei soldini, parliamo di circa $50,000 al giorno, che sono un sacco di soldi, ed il titolo è stato scaricato, pensate, 50 milioni di volte, quindi parliamo di un vero grandissimo successo. Dopo le polemiche, il creatore di questo titolo ha deciso di rimuoverlo dagli store, quindi al momento non è più scaricabile. Vedremo come andrà a finire, perché c'è il rischio che questa vicenda finisca in tribunale. Anche questa settimana si continua a parlare di Watch Dogs, gioco il cui sviluppo sembra ormai molto travagliato. Ricorderete, un'epopea eterna, perché il titolo doveva uscire lo scorso autunno, poi venne rimandato all'inverno, adesso è stato rimandato alla primavera e probabilmente non lo vedremo prima di aprile, forse giugno di quest'anno, quindi insomma c'è ancora un po' da aspettare. La notizia ufficiale di questa settimana è che il gioco su Wii U arriverà in ritardo. Di conseguenza possiamo attenderci un'uscita entro la fine della primavera su Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 e PC, mentre per quanto riguarda la versione Nintendo probabilmente occorrerà attendere qualche mese. Al momento non è stata rilasciata una possibile finestra di uscita. Avete ancora qualche giorno per partecipare alla beta di Titanfall. Electronic Arts ha aperto un sito ufficiale al quale potete iscrivervi, si tratta di titanfall.com/beta, sul quale potete scegliere se registrarvi per la versione PC o la versione Xbox One e sperare che vi arrivi una beta key. Occorrerà attendere qualche giorno, perché le beta key verranno distribuite entro il 17 di febbraio. Se non riceverete nessuna mail entro il 17, purtroppo significa che siete stati esclusi. Dunque il consiglio è di registrarvi, perché il gioco è promettente, e buona fortuna. Tra le recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games vi segnaliamo quella di Lightning Returns Final Fantasy XIII, terzo capitolo del 13° episodio della celebre serie creata da Square Enix. Ancora una volta si conferma la parabola discendente di questa saga, un tempo ritenuta il non plus ultra dei JRPG. Il gioco in realtà è buono, ma ha ben poco a che vedere con i capitoli del passato e mostra la grande distanza presa dalla favola Nova Crystallis rispetto alle storie antecedenti. Di conseguenza non è per tutti i gusti. Da segnalare anche la recensione di Left Behind, il primo importante DLC per The Last of Us, che purtroppo presenta soltanto 2 ore di contenuti a un prezzo abbastanza elevato. Nonostante questo si mantiene la qualità tecnica del gioco originale, quindi troverete sicuramente pane per i vostri denti, e la difficoltà è anche tarata verso l'alto, quindi è indicato a chi ha già finito il gioco. Purtroppo, come abbiamo detto, il prezzo è un po' caro, ma certamente per i fan di questo capolavoro dello scorso anno ne vale davvero la pena.
Infine, come sempre, vi ricordo i video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube. Questa settimana non perdetevi la video anteprima di Evolve, interessantissimo gioco che abbiamo avuto modo di provare a Londra ed è certamente uno dei most wanted di quest'anno. Inoltre vi segnalo la sessione di domande e risposte dedicata a Titanfall, la replica del Play Live dedicato a Lightning Returns. Infine vi segnalo il Play Live di MXGP, il nuovo titolo di motocross sviluppato da Milestone. Anche per questa settimana è tutto, l'appuntamento con un nuovo WhatsApp come sempre fra 7 giorni.